Milo, lo sai, questo è un caso che mi fa sanguinare il cuore da tanto tempo. Io credo anche però che probabilmente le cose da fare diversamente erano quelle avvenute all'inizio. La parte più interessante degli atti riguarda proprio quegli accertamenti. Io sono consulente nel processo e una delle persone che verranno sentite il 20 sono io, quindi abbiamo lavorato tanto per ottenere questa riapertura dell'istruttoria, quindi devo dire che condivido con voi un momento di grande gioia e di grande determinazione, insomma. Andiamo avanti per Serena. Ecco, è molto bella questa frase, grazie Fadi. Lo zio di Serena dice: sono molto contento, anzi speriamo si faccia molta più luce. Antonio Mollicone, zio di Serena, che commenta Sì, purtroppo all'Agile. Guglielmo non c'è più. Certo, non c'è più, non c'è più, non c'è più, è morto, è morto. Però io Però sono è insieme a noi convinto. lo stesso, guarda, lo Sì, sentiamo fortemente vicino a noi in questo momento. non ha. Siamo più determinati che mai, Milo. Abbiamo fatto un lavoro immenso per riuscire a ottenere la riapertura, tutti quanti, tutte le parti, la procura, un lavoro eccezionale. E oggi cominciamo a rivedere lo spiraglio di luce. Ma qui chiaramente abbiamo a che fare con qualcuno che evidentemente prova una enorme gratificazione, oltre a quella di matrice, diciamo, predatoria, proprio nel vessare, nel torturare soggetti considerati inermi e molto vulnerabili. Peraltro sarebbe da comprendere se il materiale utilizzato per, diciamo, legare la povera signora sia reperibile effettivamente all'interno del cimitero oppure no. Ah, Perché se non certo. fosse reperibile all'interno del cimitero, vuol dire che c'è qualcuno che ha proprio scelto di colpire in quel luogo, approfittando delle circostanze temporali e della possibilità di incontrare vittime indifese, persone anziane, col preciso obiettivo chiaramente di non solo rapinarle, ma di sequestrarle pure. Una persona che infligge 27 coltellate, 29 coltellate, 29. chiedo scusa, è possibile che non si ferisca le mani? Cioè, deve essere uno che ha anche una È molto certa improbabile. È molto manualità. improbabile, però, se sceglie un'arma con un'impugnatura abbastanza, diciamo, Idonea. che fornisce grip, quindi sceglie un'arma adatta, può anche evitare di ferirsi. Però il problema qual è? Quando si usa un'arma da punta e taglio, nel continuare chiaramente a penetrare il corpo della vittima, chiaramente l'arma si imbratta di sangue, raccoglie del sangue, no? Mentre, durante l'azione lesiva, e questo tende a distribuirsi anche sul manico, rendendolo assai viscido. È questo che porta al ferimento solitamente quando c'è un inferimento di questo livello, no? Quindi 29 colpi. Mi aspetterei francamente che il soggetto che ha agito possa aver riportato magari una lesività abbastanza banale. Però che non si sia proprio ferito è abbastanza improbabile, a meno che non abbia una certa dimestichezza all'uso del coltello. Ho avuto un'altra percezione ancora, cioè che lei si lamentasse del fatto che in realtà molte persone attribuiscono a lei, cioè alla sorella e alla mamma di Alessia, il fatto di non averla lasciata, cioè di non averla supportata abbastanza, di non essersi occupati di E Diana. questo è Io l'ho il senso di inteso più colpa, così, immagino. sinceramente. Io penso che comunque la solidarietà che raccoglie la Pifferi credo che attinga a tante difficoltà che secondo me molte donne hanno sperimentato proprio durante le prime fasi, magari dopo la nascita dei loro figli. Alessia in qualche modo sta come se incarnasse le difficoltà delle madri, chiaramente con le debite proporzioni, almeno di alcune madri, che magari effettivamente hanno sperimentato questa voglia un po' di liberarsi del figlio, non l'hanno fatto perché probabilmente assorbite dal senso di colpa e dall'angoscia che derivava naturalmente da questo tipo di, diciamo scelta, però forse quel vissuto l'hanno condiviso e probabilmente questo le spinge a solidarizzare con lei.